L'ennesimo presidio questa mattina davanti alla sede dell'assessorato della sanità della regione Abruzzo. Sono tornate compatte le sigle sindacali per chiedere la proroga dei contratti dei 131 operatori sociosanitari della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti. Sì, questo è il terzo presidio, noi chiediamo fermamente che queste persone possano vedersi prorogato il contratto, almeno per vedersi riconosciuti tutti i sacrifici svolti e ottenere il requisito che gli consentirebbe di concorrere a eventuali future assunzioni. A partire dal 1 ottobre prenderanno servizio a tempo indeterminato 100 OS dei 152 previsti che hanno vinto il concorso di cui era capofila l'ASL di Teramo. L'azienda sanitaria in ogni caso stima che potrebbero esserci 30 o 40 rinunciatari, carenza che potrebbe essere colmata con la proroga dei contratti attualmente in scadenza al 30 settembre. Un concorso che in base al fabbisogno e alle norme regionali l'ASL ha rispettato, quindi scorrendo la graduazione e facendo le stabilizzazioni. Per il futuro, paradossalmente, questo presidio serve anche per gli idonei, perché se non si aumenta il tetto di spese e non viene definito un nuovo fabbisogno per far sì che tutti possano essere assunti, è un problema per tutti. Quindi la contrapposizione ad oggi non c'è, ma c'è soltanto una battaglia comune per aumentare il fabbisogno e il tetto di spesa. E al tavolo di questa mattina hanno partecipato anche PD e Movimento 5 Stelle. Il prossimo rendezvous importante previsto per il 13 settembre con l'assessore Verini.